Biff chiude la settimana della 17ª edizione del Gutenberg presentando il suo testo Che Dio perdona a tutti, una riflessione ironica in perfetto stile Biff sui nostri comportamenti quotidiani. Credo che poi tra l'altro è l'ultima presentazione che faccio perché poi dovrò occuparmi di altro, non avrò il tempo, quindi però insomma poi, qui è particolarmente bello perché ci sono i ragazzi, insomma poi riuscire a far leggere un libro ai ragazzi è sempre un successo. Di cosa parla questo libro? Ma in realtà di fede. Ora mi pongo alcune domande sulla fede, però ovviamente in maniera leggera, non è un libro di teologia. Era il soggetto di un film che ho trasformato in un libro e mi pongo delle domande molto semplici ma molto attuali, che è quanto siamo cristiani, cosa succederebbe se noi applicassimo la parola del Signore veramente? La nostra vita migliorerebbe o peggiorerebbe? In un paese come l'Italia che si definisce cristiano o cattolico, in teoria dovrebbe migliorare. Ma non è proprio così, ecco, diciamo, che quella mia tesi che non è proprio così, però c'è tutto un racconto così, da commedia. Cosa può lasciare questo testo ai giovani di oggi, ai ragazzi, visto che lo stai presentando, insomma, all'interno di una manifestazione dedicata anche ai giovani, alle scuole? Ma mi piacerebbe lasciare sostengo che la fede deve essere scomoda, nel senso che la vita deve essere scomoda, che non bisognerà nulla di scontato, cioè quella cosa che tu ogni giorno la vedi e ti sembra appunto scontato non lo è, nel senso che bisogna sempre mettere in discussione tutto, dalla fede alla storia d'amore, alle relazioni fra amici, perché la cosa più pericolosa, lo dico non perché riesco a professare tutto ciò ma perché mi rendo conto che non lo faccio, è dare appunto per scontato le cose che non sono mai scontate, ma non è scontata la democrazia, non è scontata la libertà, noi viviamo in un periodo di pace e di democrazia, ma non questi giorni capiamo che non è così scontata neanche la democrazia. Un progetto come il Gutenberg che porta i giovani ad avvicinarsi ai libri, a leggere, quale importanza può avere in una società in cui comunque la tecnologia, ma anche forse l'indifferenza, insomma, è ovunque? Beh, no, in questo periodo è un'operazione di salvataggio, non so come. Perché purtroppo, soprattutto i ragazzi, ma lo faccio pure io, scambiamo la tecnologia come il fine. In realtà è un mezzo per migliorare la nostra vita, se lo usi per migliorare la nostra vita è la cosa giusta. E quindi quando tu consideri il fine della tecnologia, un social network, elimini tutta una serie di cose che ha fatto andare avanti la società per secoli, che è il libro, ad esempio. E invece rispetto all'indifferenza a dei giovani di oggi che magari si sentono anche trasportati da alcune teorie tipo quelle sovraniste o populiste che adesso ci stanno invadendo, progetti come questi possono aiutare a farsi un'opinione propria quantomeno? Avere un'opinione propria sarebbe un gran successo, nel senso non va più di moda, soprattutto crearsi un'opinione propria basandosi su delle informazioni e verificando queste informazioni. Ora non dico delle banalità, però arrivano delle loro sono tempestati di informazioni, molte di queste sono fasulle. Ci sono politici che basano i loro comizi su dati sbagliati e questo va al di là se tu essere di destra o di sinistra, sono obiettivamente sbagliati, ma il loro consenso lo basano su quello, e su persone che non vogliono ragionare, non vogliono pensare, basta che leggono il titolo dell'articolo e va bene. E infatti quando tu poi entri dentro e cominci a guardare i dati che vengono forniti, spesso capisci che è tutto sbagliato, però il programma del politico X si basa su quei dati sbagliati, volutamente sbagliati. Oppure investono soldi per far circolare dei video per creare una tensione che non ti dico che non c'è, ma è molto meno pericolosa. Ci sono altre tensioni in questo paese, e la Calabria la conosce bene, e loro sono vittime perché
per farti capire quanto sono diabolici, bombardano loro che ancora non votano, quindi stanno investendo per il futuro. Però là, quando tu vedi un ragazzo con un libro in mano, e basta poco per sgamare queste persone qua. Ti ringrazio. Prego.